L'uomo che la metà di noi amava odiare e l'altra metà detestava amare, come lo ha definito Arez nel suo editoriale, e cioè Ariel Sharon, è forse l'ultimo dei grandi generali israeliani che abbia calcato le scene del Medio Oriente, e i paradossi sembrano essere il filo conduttore di questo combattente, ancor prima che politico, militare nel corpo e nell'anima per tutta la vita, ma è sempre stato sull'orlo della corte marziale, ideatore e sostenitore degli insediamenti colonici nella Cisgiordania e poi invece ideatore del ritiro unilaterale da Gaza. E, insomma, per molti israeliani un eroe venerato e per quasi altrettanti Sharon è considerato un criminale di guerra. E Yitzhak Rabin, che l'aveva avuto per molti anni nel suo staff, diceva che uno come lui nell'esercito è una benedizione, ma 10 come lui sono una catastrofe nazionale. Perché soprattutto Sharon, che tutti chiamavano Arik, ma che in realtà il suo vero soprannome era Bulldozer, proprio per la determinazione che aveva a superare gli ostacoli senza tener conto troppo delle regole e anche, diciamo, per la sua imponente mole data da ben 125 kg dichiarati, e soprattutto nella parabola della sua vita, alla fine della parabola della sua vita, Sharon si accorse che dopo averli combattuti per tutta una vita era necessario invece trovare un accordo di pace stabile con i palestinesi, e per farlo lasciò il Likud, il partito di destra che aveva contribuito a fondare più di 30 anni prima, e ne formò uno nuovo nel 2005, a cui venne dato un nome non casuale. Il nome scelto fu Kadima, che appunto in lingua ebraica significa avanti. L'anziano generale, in un memorabile discorso alla Knesset che lo seguiva attonita, proprio in quel luglio del 2005, spiegò appunto prima del ritiro di Gaza cosa voleva dire guardare avanti, come diceva lui, e questo è uno dei passaggi principali del suo discorso appunto al Parlamento, e lui disse: ho combattuto tutte le guerre israeliane e ho imparato dalla mia esperienza che senza una vera forza non si può sopravvivere in questa regione che non mostra pietà per i deboli, ma ho anche imparato che la baionetta da sola non può decidere l'aspra disputa per questa terra. Ecco il punto a cui era arrivato Sharon nella sua parabola finale politica, cercare appunto un dialogo con coloro che aveva combattuto per più di 40 anni, e lui cominciò nel 1948 come un tenentino dell'appena formato esercito israeliano subito dopo la dichiarazione di indipendenza. Combatté ancora nel 67 e nel 73 come generale alla guida di una divisione corazzata, si batté con onore nel Sinai, riuscendo a respingere gli egiziani che erano in attacco. Ma lui si fece anche cogliere in modo estremamente particolare per quel che riguarda tutti gli anni 80, quando lui esce dall'esercito, entra in politica e si convince che per risolvere il problema degli attentati dei fedain palestinesi in Israele che vengono dal Libano significa dover allontanare i fedain appunto dalla frontiera con Israele, e cominciò con un nome che in codice, che era Operazione Pace in Galilea, un'operazione militare che doveva durare 2-3 giorni, invece si trasformò poi invece nella guerra del Libano, il Vietnam di Israele, che andò avanti per quasi 18 anni con un grandissimo dispendio e di risorse, ma anche soprattutto di soldati. Nonostante questo, nonostante le forti critiche, lo shock mondiale che poi seguì appunto a questi avvenimenti con la strage dei palestinesi a Sabra e Shatila perpetrata dalle falangi libanesi senza che i soldati di Sharon facessero un solo gesto per impedirlo, sembrava ormai aver definito la chiusura della vita politica e pubblica di quest'uomo appunto nell'82. Invece il vecchio generale dalla vecchia tempra seppe resistere alla tempesta e, diciamo, nel 2000 ritornò prepotentemente sul campo quando fece con la sua scorta la famosa passeggiata sulle spianate delle moschee e accese di nuovo un incendio in tutti i territori palestinesi che poi
verrà chiamata appunto seconda intifada. Dopo questo atto provocatorio riuscì a vincere le elezioni, andò al governo, ma tutto il periodo del suo governo fu contraddistinto da continui attentati kamikaze e naturalmente la grande anche sfida che c'era con Arafat, ancora allora vivente, che appunto Sharon, esasperato dagli attentati dei palestinesi contro i civili israeliani, mandò i suoi tank fino fuori della mucata di Ramallah, mettendo di fatto Arafat sotto assedio. Assume ancor più significato appunto i suoi pensieri degli ultimi anni, quello che invece era necessario, come diceva Rabin, trovare una pace con i nemici.